Se Sapete ne in andata, ma quadro. scusate, c'è un ospedale che penso sia in grado di dimostrare Ma i che documenti una che sono persona ha usciti avuto un arresto dall'ospedale non cardiaco. parlano, scusa Riccardo, i documenti che escono dall'ospedale non parlano di Anna, Moana, Rosa, Pozzi di anni 33 e mezzo, quello che avevi, ma parlano di una fantomatica Anna Pozzi di anni 32 e lo stesso fa la Ghigliotteria, dove dice appunto che non è poi un documento ma è un registro in cui anche lì ci sono delle discrasie, ci sono delle discrepanze. Cioè la documentazione, caro Riccardo, e tu lo sai meglio di me, è inutile che ci nascondiamo, la documentazione è lacunosa, frammentaria e addirittura anche bugiarda. E sono documenti che i documenti veri, perché i documenti veri parlano sempre di Anna Moana Rosa Pozzi, nata a Genova il 27 aprile del 1961 e tra qualche giorno ne festeggiamo, cioè ne ricorderemo il suo anniversario. Perché lo fanno? Invece altri documenti sono soltanto Anna Pozzi. Oppure anche ieri un personaggio molto importante nel campo della pornografia ha detto che Moana non faceva mai le analisi di HIV. E abbiamo due documenti che dicono il contrario. Allora che c'è? O queste Che persone credono altre bugie, dicono tutte le altre speculazioni. bugie, Non disperdiamoci adesso, oppure restiamo sul discorso del io. Ministero sulla Scusa presunta Antonella, morte o aspetta. morte Io avvenuta. soltanto vado avanti soltanto con i documenti, caro Riccardo. E se ti dico che io avevo un impegno reciproco con Moana, quell'impegno lo sto portando avanti, al contrario di tanta altra gente. Perché Riccardo, No, sono ti sento più. Antonello De Pierro. Riccardo, mi senti? Pronto? Riccardo? Forse c'è stato un problema con la linea. Se proviamo a riattivare il collegamento intanto con Riccardo Schicchi, però nel frattempo ne approfitterei per mandare in onda la pubblicità. Così ritorniamo subito, cerchiamo di ripristinare il collegamento con Riccardo Schicchi. Radio Roma, al centro della musica. Ancora in studio e stiamo parlando appunto con Riccardo Schicchi. Vediamo un po' se siamo riusciti forse a ripristinare il collegamento appunto con Riccardo Schicchi. Bene, bene. Questo punto no, perché stiamo parlando. Pronto? Eccoci Riccardo, abbiamo ripristinato il collegamento. Pronto, ci sei? Pronto? Proviamo nuovamente se riusciamo. Credo che Comunque ritorniamo andrà. ancora in studio. Tu intanto Loredana Sì. Pontevi, perché tu sei un po' taciturna, perché sarà che Vabbè, Brunetto parla molto, no, effettivamente. giustamente Brunetto ha tanto da dire, io mi informo. Tu che idea ti sei fatto di tutto ciò? L'idea sì che è molto complessa tutta la situazione, che ci sono tante bugie in ballo proprio da tutte le parti. Eppure queste ultime dichiarazioni mi suonano veramente strane. Quali? Adesso, quell'ultime, per esempio sulla morte, sulla presunta eutanasia, oppure mi sembrano veramente strane, mi sembrano abbastanza concordate. Comunque, anche se fosse vero, sarebbe una cosa bruttissima. Ma mi sembra, sai, tu vai avanti, poi ti dico che tu hai fatto male, poi ci rimettiamo d'accordo. Mi sembra tanto strano tutto quanto. E così che sta ritornando Riccardo. Forse sì. Eccoci nuovamente, Riccardo. Sì, è perché sei in campagna, Ce non ha l'abbiamo tutte le fatta. relative. Senti, no, ti volevo dire, tra l'altro, Brunetto Fantauzzi ha portato qui dei documenti, effettivamente, io non avevo mai visto, la prima volta, insomma, e ci sono, per esempio, dei documenti di una denuncia presentata da una persona che, quello che è stato riscontrato 2 mesi dopo la presunta morte, o morte, insomma, avvenuta, c'è stata una denuncia di smarrimento presentata presso i carabinieri di un paese in provincia di Alessandria. Dall'identificazione appunto sembra proprio Moana, infatti se adesso dovrei averla qui davanti. Spiegami tutto che non ho sentito perché mi sto spostando. No, La denuncia. ci sono dei documenti, però una cosa mi ha colpito molto, insomma, tra i documenti che ha prodotto appunto Brunetto Fantauzzi, dalla disamina dei documenti che ho fatto qui in radio, effettivamente questo è un documento che non avevo mai visto, c'è una denuncia che effettivamente c'è un mistero che aleggia intorno alla morte di Moana, tra l'altro un grande personaggio che è stato addirittura, penso che sarà...
un personaggio che non morirà mai, insomma, scritto e impresso a carattere indelebile appunto sulla storia appunto del XX secolo. E comunque c'è stata questa denuncia appunto tra i vari misteri intorno alla morte, una denuncia presentata da Moana Pozzi proprio, almeno dall'identificazione sembra fosse lei, presso una caserma dei carabini, e una denuncia di smarrimento, una caserma dei carabini 2 mesi dopo la sua morte. Stiamo parlando del mese di ottobre, un mese e mezzo dopo all'incirca. Smarrimento di che cosa? Smarrimento di documenti di una macchina, mi sembra un libretto di una macchina. E poi si parla invece di un mutuo che lei avrebbe stipulato 9 mesi dopo la morte. Queste sono le cose che un po' mi hanno colpito tra i documenti che ha presentato appunto Brunetto Fantauzzi. Tra l'altro qui c'è una piattaforma documentale molto stabile effettivamente su queste cose. Questo è un... No, questa è una richiesta di attestato di sepoltura. Di questo è il comune di Lerma. Ci sono delle cose, insomma. Il sindaco che smentisce. Addirittura che Brunetto ha ipotizzato, almeno da quello che è così, una eventuale possibile. Ecco, no, quello che va, eccolo qui. Ho trovato la denuncia di smarrimento. Ci sei, Riccardo? Pronto? Che data porta? Questo documento porta il 21/10/94. Denuncia come? Luogo del fatto Alessandria 1994 Mornese, no? Stazione Carabinieri di Mornese, provincia di Alessandria. Sì, ma scusate, ma se una persona fosse fuggita, cosa impossibile che stava malissimo, non vada ai Carabinieri a fare una denuncia di sbarrimento, no, però quello chi lucra su sta cosa? Io sto vedendo però questo documento, questa è una cosa che mi sta lasciando, cioè mi ha colpito molto, devo dire, questa cosa, perché io ho fatto una puntata poi anche alla luce di quello che è successo in questi giorni. Tra l'altro io volontariamente non ho contattato appunto Antonio Di Cesco, perché non volevo assolutamente entrare appunto nel merito di questa cosa più di tanto, però infatti era molto, sto sapendo da molto tempo il fatto, le cose che sostiene appunto Brunetto con delle prove, insomma, che lui ha portato, del fatto sui documenti. Io non faccio chiacchiere. Ci sono dei documenti effettivamente che non, che sicuramente non, cioè non dicono che è morta o non è morta o che sia viva, ci sono sicuramente delle discordanze, insomma, delle contraddizioni in alcuni documenti, come questa qui per esempio. Mi colpisce molto questa denuncia di smarrimento, appunto, che è datata appunto 21/10/94, dice smarrimento di documenti, persone fisiche, ruolo, vittima denunciante, Pozzi Anna Moana Rosa. Data e luogo di nascita 27/4/1961, Genova. Oggetto coinvolto e tipo di fatto: smarrito, rubato, tipo carta di circolazione, numero 17/58/13. Luogo di rilascio, soggetti collegati, possessore Mozzi Anna Moana Rosa. Questo è un documento ufficiale appunto dei Carabinieri di... Forse hanno sbagliato l'anno. Potrebbe aver sbagliato l'anno. Intanto qui c'è 1994 novembre. Poi dopo no, vediamo se è ottobre, 21 ottobre 21/10. Sì. Allora che succede? Che quando si tratta di prove, allora è sbagliato l'anno. Quando si tratta di altre documentazioni, allora è tutto buono. Comunque, no, Brunetto, volevo sentire un attimo Riccardo su questa cosa. No, perché Riccardo, sì, io vi sto perdendo un'altra volta, ma non è il mio telefono, è il vostro collegamento. Pronto, sì. Io penso, guarda, dato che il signor Di Cesco va in giro con la macchina di Moana, e sì, la carta di circolazione sta dentro il cruscotto, domani, dato che saremo insieme a Buona Domenica, andrò a rubare la carta di circolazione per dimostrare che se è stata rinnovata o se invece è la stessa da quando è stata acquistata quella macchina. Questo già potrebbe essere una buona cosa, perché effettivamente no, mi colpisce molto questa data, però 94, anch'io... Sono atti pubblici, per me è facile indagare su questo, sulla clinica di Lione è più difficile. Ah certo, sicuramente. Ma sulla carta di circolazione assolutamente riuscirò entro domani a svelare il mistero. E poi c'è una stipula di un mutuo fondiario invece, queste sono le due prove documentali che mi hanno, insomma, hanno colpito, hanno attirato molto di più la mia attenzione. Si parla di 2 miliardi di lire... E registro particolare numero del 26 giugno del 1995. Io vi posso dare un altro telefono se mi richiamate, così possiamo sentirci meglio. Certo, però dovresti, aspetta, allora, facciamo cadere, no, facciamo cadere la linea e lo dai chiaramente in privato. Rientriamo nuovamente in studio per conto nostro, lo dai in regia. Bene, nel frattempo Riccardo fornisce questo numero dove poterlo contattare. Io stavo vedendo appunto questo l'agenzia del territorio, servizio pubblicità immobiliare,
si tratta di un mutuo, praticamente, giusto?